avanti con le unghie. Le unghie di settembre ce le ho ancora, non le ho ancora rifatte perché non ho avuto tempo. E queste qui sono le unghie. Eccole qui, molto semplici. Questa è l'altra mano. Sì, raga, non so niente di che, nel senso che ho usato tutti i colori autunnali e la verità non avevo proprio tempo, solo che avevo davvero le unghie, mi erano cresciute tantissime, avevo 1,5 chilometri di ricrescita e quindi le dovevo assolutamente fare. Quindi ho detto vabbè, le faccio, però non avevo tempo di fare nail art, di fare niente, ho messo questi colori autunnali, però sono sincera, non mi piacciono, quindi mi rifarò sicuramente adesso ad ottobre. E andiamo avanti. Andiamo avanti con il make up. A settembre ovviamente non potevo non mettere la palette di Melissa Tani, la Serendipity. Questa palette la sto usando davvero tantissimo, ma proprio tantissimo. Guardate che bei colori, super autunnale e versatile. Questa sarà fantastica anche in inverno. E sì, è una palette davvero bella di cui io vi ho già fatto un video dedicato perché ovviamente l'ho comprata, l'ho testata e vi ho fatto un video, ve lo lascio qui nelle schede. Ed è ovviamente diventata la mia palette preferita del periodo, la sto usando davvero tantissimo sia per look più diciamo da sera, sia per look un pochino più tranquilli, super versatile, super comoda perché è davvero molto molto piccolina, la qualità degli ombretti è altissima, mi piace davvero tanto, il prezzo buono, cioè nel senso che ottimo rapporto. Se si è rotta mi incazzo. No, ottimo rapporto qualità prezzo. Quindi ve la consiglio, questa cioè ve la consiglio proprio tanto, tanto, tanto. Anche perché comunque è la prima palette fatta da Melissa, quindi se la seguite diciamo che è pure carino supportarla. Ma in ogni caso, a parte questo, la palette è davvero super valida, quindi se vi piacciono i colori, assolutamente. Comunque nel caso io vi lascio tutto qui nelle schede del video e se andate sul mio profilo Instagram troverete le foto del look più gli swatches della palette. Andiamo avanti con la skincare. Allora, per quanto riguarda la skincare, vi voglio far vedere due cose che mi sono piaciute tantissimo, però non vi parlerò molto di skincare perché ho fatto degli acquisti, anche se nel video dei preferiti di luglio e agosto vi avevo detto che non avrei comprato skincare fino a che non finivo quelle che avevo. Ovviamente non l'ho fatto, ho comprato della skincare, però devo dire che ho comprato cose che avevo terminato, quindi almeno quello. E sto consumando appunto le maschere che io ho in deposito e non consumo, compro e non consumo, perché non lo so, non perché sono pigra, perché la skincare la faccio sempre, è perché, oddio, adesso la prendo, la consumo e poi non so se la ritrovo, cioè, vabbè, non la ritrovi, te ne compri un'altra, però vabbè, queste sono fisse mentali. Comunque ho preso questa maschera di Peggy Sage. Vabbè, farò un riflesso esagerato. Questa è la Mask Netto Young di Maquillan, ovvero è una maschera struccante. Ho letto che questa, diciamo, questa maschera serviva per struccare, ho detto, funzionerà mai, figurati. Però l'ho comprata lo stesso, ovviamente, perché, cioè, ero troppo curiosa. Proprio la sera che sono stata a Pumpkin Patch, sono tornata morta, distrutta, ho detto, no, vabbè, mi scoccio di mettermi a struccarmi stasera. Quindi, ah, c'è una maschera da provare, vabbè, proviamola. L'ho messa su, si tiene un minuto, e dovrebbe togliere tutto il trucco. Raga, fa miracoli, nel senso che l'ho messa, ho aspettato il minuto, ho tolto la maschera e tutto il mio trucco stava sulla maschera. È una maschera di stoffa, quindi dovete è la maschera quella di stoffa che si mette sul viso. La mettete un minuto, cioè non ci avete niente più in faccia, tutto scomparso. È olio di noce di macadamia, quindi super idratante, super rimpolpante, super super super. La devo andare a ricomprare assolutamente perché, raga, mi è piaciuta un botto. Un profumo fantastico, un profumo di roba emoliente, proprio bellissima davvero. Quindi se avete anche la pelle abbastanza secca, vabbè che va risciacquata, va rimossa, però se avete la pelle secca comunque idrata tantissimo, perché comunque quel minuto che la tenete l'olio comunque penetra,
E sì, raga, ve la consiglio bomba. Un'altra maschera che ho fatto e mi è piaciuta molto è questa di Clinience. La maschera, la Luxury Diamond Mask. La maschera è anti-age e rassodante con acido ialuronico, ovviamente, e contiene polvere di diamante. Qua va tenuta 20-30 minuti. È una maschera doppia, nel senso che c'è il pezzettino per gli occhi e il pezzettino per la parte delle labbra. Quindi si applica così tutto. E mi è piaciuta davvero tanto perché una volta rimossa avevo la pelle davvero molto elastica, la sentivo molto elastica, tirava davvero bene, super idratata, super morbida. Mi è piaciuta tanto anche questa maschera, quindi super promossa anche questa. Se avete ovviamente la pelle secca, perché ragazzi, se avete la pelle grassa, le maschere all'acido ialuronico non sono proprio indicate, perché l'acido ialuronico comunque tende a idratare molto, quindi non è che siano propriamente adatte. Andiamo avanti con skincare finita. In realtà skincare non finita perché ho comprato delle cose, come vi ho già anticipato, però vi farò un video solo skincare, quindi venerdì su questi schermi troverete il nuovo video. Vi anticipo già che sarà un video skincare con tutte le cosine nuove che ho comprato. Andiamo avanti. Si passa alla mia parte preferita e anche quella che a voi piace molto, ovvero passiamo ai cristalli e le pietre. Come sapete, io ho fissa la Moldavite, che adesso è dentro perché la sto purificando, quindi sta dentro, non ce l'ho al collo adesso. E la Moldavite poi porto sempre un po' di quarzo rosa e un pochino di citrino. Ultimamente ho utilizzato molto la selenite e l'oolite abbinate, mi sono piaciute tanto, solo che ultimamente sto utilizzando una pietra che in realtà io ho comprato per un fattore estetico, lo ammetto, e sarebbe l'agata abaco, ovvero l'agata albicocca, che vi faccio vedere di qua perché io ce l'ho al collo in questo momento. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qui, ve la faccio vedere anche se la vedrete davvero male, in quanto eccola qua. Ho comprato queste gabbiette su Amazon sempre, quindi se vi serve lascio il link in descrizione, e l'ho presa perché mi piaceva, sono sincera. Poi ho letto le caratteristiche, devo dire che è molto interessante come pietra e devo ammettere di non averla sentita nominare spessissimo. È diciamo molto legata all'aspetto femminile, quindi viene usata spesso in gravidanza, è una pietra che avvicina molto al lato femminile, però è anche una pietra che stimola tantissimo la creatività ed è una pietra che aiuta a fortificare il sistema immunitario e dona equilibrio in maniera molto armoniosa e pacifica, quindi diciamo che è una pietra molto positiva che dà questo senso di tranquillità e riesce a far gestire bene le cose attorno a noi, e appunto è uno stimolatore di creatività. Lo sto utilizzando e devo dire che ho un bel rapporto con questa pietra, mi piace davvero tanto. Quando la metto sento proprio un senso di tranquillità, quindi se siete un po' nervosi o altro, questa ve la consiglio. Non ho altre pietre da farvi vedere perché questo periodo cioè, ne ho tantissime da farvi vedere, nel senso che sono piena di pietre e cristalli, però ovviamente se non le indossate al periodo non ve la faccio vedere, ve la farò vedere poi in seguito, a meno che voi non vogliate un video sui cristalli e le pietre che posseggo, fatemelo sapere come sempre sotto nei commenti. Io sono arrivata alla fine di questo preferiti, che sarà durato davvero tanto perché sono stata molto, ho parlato un pochino in più del libro, però ci tenevo particolarmente, quindi mi perdonerete. E non so se questo video verrà diviso in due parti, ma nel caso, vabbè, io vi ringrazio per avermi seguito e per aver seguito il mio blaterare. E come sempre vi invito a seguirmi sui miei social, che sono Instagram, Facebook e TikTok, dove diciamo sono più attiva durante la settimana. E se vogliamo rivederci qui sul tubo, purtroppo noi piccolini non siamo molto sponsorizzati, quindi vi dovete iscrivere al canale e attivare la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e sui prossimi appuntamenti. E se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete un bel pollice in su per supportarmi. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!